Saluto a tutti i lettori di tuttoandroid.net. Siamo all'evento al Mobile World Congress 2017 di Huawei. Andiamo a vedere Huawei P10, che è stato appena presentato dall'azienda. Qui la ho il dispositivo in doppia colorazione. Perché? Perché le colorazioni saranno molte, precisamente saranno bianche, nera, verde, blu, oro. Però ogni colorazione ha una doppia versione, una versione standard che vedete qui e una che Huawei ha chiamato Shining, perché ha una lavorazione davvero molto molto particolare, con questa sorta di rifinitura in metallo, davvero con dei riflessi davvero molto molto belli. Questa invece è una versione un po' più standard. Come vedete, la versione blu e la versione verde sono davvero carine da un punto di vista estetico. Il display di Huawei P10 è un 5.2 pollici con risoluzione Full HD. Come vedete, novità di quest'anno, il sensore dell'impronta digitale è stato spostato sulla parte anteriore, tra l'altro è sotto il vetro, quindi davvero bello al tatto. Nella parte posteriore invece non c'è più, mentre c'è la doppia fotocamera. Sempre in collaborazione con Leica, quella monocromatica questa volta è da 20 megapixel, quella invece RGB è da 12 megapixel, con apertura f1.8. Questa volta però c'è fortunatamente anche lo stabilizzatore ottico. Il vetro davanti è un Gorilla Glass 5, abbiamo uno spessore poi di 6.98 mm, è davvero molto molto fine e anche molto leggero, devo dire compatto, e si tiene anche abbastanza bene all'interno di una sola mano e si utilizza diciamo più o meno bene. Tra l'altro la fotocamera ha anche uno zoom ibrido da 2x, stessa funzione che abbiamo visto su Mate 9, le due fotocamere vanno a lavorare insieme quando si va ad effettuare uno zoom, e quindi diciamo che fino al 2x è come se fosse uno zoom ottico tra virgolette. Funzione della fotocamera, visto che sto qui ve la mostro subito, è quella portrait. Andando a cliccare qui infatti, come vedete c'è uno sfondo sfocato con la persona in primo piano. Abbiamo fatto qualche scatto e devo dire sembra funzionare piuttosto bene. Tra l'altro il sensore, non so se avete visto, non funziona solo da sensore delle impronte digitali, ma anche con delle gesture è possibile tornare indietro, aprire il multitasking, insomma è possibile andare un po' a gestire il tutto. Il dispositivo è water resistant, ha una fotocamera frontale con f1.9. E per quanto riguarda invece la connettività, abbiamo ben 4 antenne, quindi Huawei chiama connettività 4.5G. In realtà semplicemente avendo 4 antenne è possibile avere un throughput maggiore per quanto riguarda i dati. Il dispositivo è dual SIM, ha memoria interna da 64 GB e 4 GB di RAM, quindi c'è solo una versione per P10. Chiaramente abbiamo detto espandibile con microSD. Per quanto riguarda il prezzo, partiamo da 649 euro, o meglio, c'è solo una versione da 649 euro, con P10 Plus invece ci sono diverse versioni. La versione software a bordo è, vediamo un attimo, la Emotion UI 5.1, ovviamente basata su Android 7.0 Nougat, con qualche piccola novità che vi ho fatto vedere nella fotocamera, qualche gesture in più, però diciamo che non cambia molto alla fin fine. Beh, dispositivo che devo dire la verità mi è piaciuto molto qui durante la presentazione, lo avremo molto molto presto in prova, quindi vi sapremo dire chiaramente meglio. Qui come vedete c'è sempre doppio flash LED con messa a fuoco laser, quindi davvero un comparto fotografico che dovrebbe essere di tutto rispetto. Quindi arriverà la recensione chiaramente dopo alcuni giorni di utilizzo e vi sapremo dire tutto. Io direi che per il momento è tutto con Huawei P10 dall'evento di Barcellona, da Emanuele Capone per tuttoandroid.net.